Ma qualche giornalista ha avuto degli imprevisti, allora abbiamo provato ad aspettare. Sono Giuseppe Martino, faccio parte del comitato e abbiamo iniziato questa avventura quasi un anno fa. Ci ritroviamo dopo un anno a lanciare una manifestazione, l'abbiamo lanciata in realtà ad agosto, andando contro ogni, sperando che riaprissero prima. E abbiamo fatto questa scommessa e purtroppo siamo al 24 ottobre e l'aeroporto è ancora chiuso. Noi come comitato siamo realisti, non possiamo essere né ottimisti né pessimisti, siamo realisti. Io vado in aeroporto e l'aeroporto è chiuso. La scommessa il comitato l'ha lanciata ad agosto, appunto, lanciando la manifestazione. E in 2 mesi non è cambiato nulla, assolutamente nulla. Ieri abbiamo ricevuto belle notizie, ci mancherebbe, ci riempie il cuore sapere che fra poco voleremo, però rimangono ancora promesse. Io oggi, se voglio prenotare un volo, non ci riesco. Purtroppo l'aeroporto è abbandonato e lo ripeterò fino alla fine, non si vola. E la cosa che mi dà molto fastidio, che mi ha dato molto fastidio in questi giorni, non lo nego, è stato ieri il ritiro del ricorso Sagas. Perché questo? Perché praticamente ieri i 3 protagonisti che hanno fatto il ricorso, dopo quasi 10 mesi, si sono accorti che potevano ritirarlo e far volare Crotone. Le stesse persone che ieri, che ci hanno tenuto a terra per 10 mesi, purtroppo si sono accorti di questo. A che mi chiedo perché? Perché hanno penalizzato così tanto il territorio? Chi ha vinto, chi ha perso? Secondo me hanno perso i cittadini. Chi ha perso è stato il cittadino che non ha volato, è rimasto. Noi abbiamo raccolto in 11 mesi di avventura con la pagina Facebook testimonianze di malati di tumore, di mamme che non potevano andare dal figlio, di un amore che viveva tramite i voli, perché lui in Sardegna, lei a Cotronei, purtroppo senza voli non si può volare e non si possono mettere in collegamento. Tutto questo però ci ha spinto ad agosto a lanciare questa sfida, colta soltanto da noi, perché intorno a noi abbiamo la grande forza di avere tanti cittadini. La nostra forza penso che si vedrà il 31 ottobre, me lo auguro, perché noi ci stiamo mettendo il cuore. Che dire, amarezza, amarezza rispetto appunto alla decisione presa ieri, perché appunto delle persone hanno deciso di sorvolare, proprio quando il giudizio era imminente, di sorvolare sulla giustizia. E questo qua mi amareggia tantissimo. Che dire, il 31 ottobre non sarà soltanto la data importante per il comitato, per la manifestazione. Volevo ricordare che il 31 ottobre c'è l'aumento SACAL. Il comitato si è impegnato già da circa un mese e mezzo a chiedere al Presidente di rinviare fino alla riapertura avvenuta, non riapertura soltanto dell'aeroporto, a riattivazione dei voli, l'aumento di capitale, perché non riusciamo a capire come si fa a sottoscrivere, come il Comune possa sottoscrivere l'aumento di capitale, investendo un bel po' di soldi pubblici in una società che finora, abbiamo preso soltanto ieri, 23 ottobre, comunicati stampa. Non abbiamo nulla, il Comune avrà visto delle prove, ci mancherebbe. Per ora, attualmente, l'aumento di capitale ancora è valido per il 31 ottobre e il 31 ottobre quasi sicuramente non potremo neppure prenotare i voli aerei. Perché Seregio, ci siamo chiesti, perché Seregio non vuole investire, non investirà in SACAL, Crotone, con aeroporto chiuso, ricorso Sagas vincente, perché già l'abbiamo vinto in TAR, deve ritirare il ricorso, quindi venir meno un percorso di giustizia, legalità, investire soldi in una società che non vuole, che purtroppo non crede tanto, secondo me, nell'aeroporto di Crotone, al di là di tutto, perché due soci di maggioranza, pubblici e privati, cioè Caruso e Comune di Lamezia, purtroppo non credono in Crotone, l'hanno detto apertamente.
Noi siamo realisti, noi del comitato, siamo realisti. Noi, la realtà è questa che noi vediamo, per cui in 10 mesi potevano far decollare Crotone, potevano far tanto e siamo rimasti a terra. No, io non mi spiego altro. Per questo io dico, siamo stati isolati da un anno, abbiamo vissuto l'inferno per un anno. Nella stagione più bella siamo stati rimasti isolati. Isolati. E adesso va tutto bene. No, non va bene. Noi siamo realisti. Non dimentichiamo ciò che è accaduto quest'estate. Non possiamo dimenticare i disagi che hanno creato la popolazione. Per questo noi manifesteremo per uscire dall'isolamento affinché tutto quello che è successo non venga dimenticato, serva da lezione. Noi stamattina ci siamo interfacciati con i sindaci, che speriamo che siano presenti il 31, e abbiamo chiesto loro di venire perché quello che è accaduto non deve più accadere. Non possiamo fare errori su errori su errori su errori. Crotone purtroppo è stata vittima di una storia fatta di promesse, tutte disilluse. Il porto sappiamo come è andato a finire, le fabbriche sappiamo come è andato a finire. Dobbiamo vivere di promesse. Io e i miei figli dovevo insegnare delle promesse, no, io voglio avere una realtà diversa. Questo è il mio fine e scopo come comitato. Cedo la parola a Franco Turano. Non so a chi voglio. Buongiorno a tutti, io preferisco parlare un po' all'impiedi, che forse il diaframma mi aiuta meglio. Chiaramente questi proclami di questi giorni è chiaro che fanno piacere a tutti che l'aeroporto riapra dopo un mese di chiusura. E quindi siamo contenti dopo un anno di chiusura, quindi sono contento e felicissimo, lo siamo tutti. Però era un anno che forse doveva essere molto molto più corto, non dovevamo aspettare appunto tutto questo tempo per riprendere l'attività volativa dell'aeroporto. Attività che praticamente ha interrotto tutto il territorio, tutta l'occupazione, tutta l'economia, perché l'aeroporto significa tanto per questo territorio, tantissimo. Io voglio rispondere in primis a quelli che dicono ma 3 aeroporti in una regione come la Calabria sono tanti. Ebbene, stamattina per fortuna mi sono ricordato di portare questa cartina che vi prego di inquadrare, e dove c'è un cerchietto che praticamente circoscrive questa zona, questa bella e disastrata zona, perché se, facciamo un po' memoria. Lato mediterraneo, lato tirrenico, allora per raggiungere Reggio Calabria da Roma ci sono i treni, ci sono gli aerei, c'è l'autostrada e c'è anche il porto se vogliamo. Guardiamo il litorale ionico, 106, la famosa strada della morte, autostrada 0, treni a lunga percorrenza neanche a parlarne. Una volta c'era anche il porto a Crotone, onestamente non so se c'è ancora. Quindi come vedete la situazione in questo nostro territorio è veramente disastrosa, disastrosa. Questi cittadini hanno bisogno di riprendere un po' di fiato, hanno bisogno di riprendere a sperare, perché questa non è una realtà che gli compete, ne li compete nel modo più assoluto. E quindi noi il 31 di ottobre, contro quelli che dicono ma ancora la fate la manifestazione, certo che lo facciamo perché ormai devono capire che questo territorio esiste, in questo territorio c'è gente che vive, che ci lavora, ci sono sentimenti, ci sono amori, ci sono lontananze, e quindi anche per questo e con l'aiuto di tutti i cittadini di Crotone, del territorio, delle istituzioni, delle associazioni, dei patronati, noi il 31 ottobre ci saremo e vogliamo che voi tutti siate insieme a noi, perché secondo me è una data importantissima. Guarda caso, questa volta anche con i nostri amici sindacati ci troviamo nello stesso dubbio, perché loro stessa ora manifestano presso la sede sacra di Lamezia Terme. Quindi vuol dire che queste promesse, questi programmi effettivamente non stanno convincendo tutti. È chiaro che noi speriamo che siano veri, reali, che si riprenda veramente a volare in modo serio e dignitoso per Roma, Milano, Bologna e Londra, come dicono. Però questa volta
non ci stiamo, questa volta non ci stiamo, che diciamo ora basta, ma ora basta inteso perché devono finire di prenderci in giro, questa gente non va presa più in giro. E questo aeroporto non deve diventare un'altra 106 o un'altra ferrovia. Se si riprendono i voli bisogna prenderli in modo concreto, reale e continuativo, e voli che non siano di quelli tipo di qualche anno fa, che amici miei hanno parlato dei voli proprio essosi. Vogliamo che siano voli low cost, perché questa regione, questo territorio ha bisogno di riprendersi. Di riprendersi come economia, come occupazione, e questi cari politici che tanto parlano di queste cose, io mi chiedo, ma è possibile che non ci rendiamo conto di quanto sia importante dal punto di vista occupazionale, economico, di sviluppo del turismo di questo territorio? Ci siamo per anni sbattuti la testa per pensare a delle soluzioni, ma lo vogliamo capire che questo aeroporto potrebbe essere l'inizio di una nuova era per quanto riguarda questo territorio, per quanto riguarda i nostri giovani, per quanto riguarda le nostre menti che sempre e continuamente vanno verso il nord Europa, verso l'Italia, verso il mondo? E una cosa molto importante, che mi spiace anche dirlo, questo collegamento va bene anche per i nostri ammalati. Come sapete, forse ognuno di noi ha nel parentato, negli amici, nella famiglia, qualcuno che ha bisogno di eccellenze ospedaliere, che purtroppo qua non abbiamo, e per fortuna nel nord Italia ci sono. Una volta c'erano quei famosi vagoni letto o carrozze cuccette che permettevano a queste povere persone di raggiungere gli ospedali in modo veramente dignitoso e decoroso. Adesso ditemi voi come potrebbe una persona, come può raggiungere con un pullman un viaggio di città di Verona, Milano e Torino dopo un viaggio di interminabile di 15 ore. Ecco, soprattutto per queste persone, ma per tutti noi in genere, noi 31 ci vogliamo essere, e vogliamo essere insieme a voi, vogliamo essere in tanti, perché vogliamo far capire una volta per tutte che questo territorio esiste e c'è gente che ci vive e bisogna che ci viva dignitosamente. Grazie. Possiamo fare delle domande? Sì, prima di chiedere la domanda... Signor Carbo deve intervenire, sì, così sì, poi dopo passiamo a... Buongiorno, io sono Achille Calvo, benvenuti, ringrazio a tutti quanti voi per la partecipazione. Allora, noi, il nostro comitato si è prefissato di questa Crotone e tutto il territorio di essere vivibile, in quanto si parla sempre di turismo e questo turismo noi non lo vediamo. A me mi fa un po' pensare il fatto che arrivano delle navi passeggeri, scendono a Crotone e stanno per 7-8 ore e poi riparto. Questo non è turismo, il turismo è fare una stazione marittima a Crotone e cercare di riprendere quello che in effetti è il turismo. Noi vogliamo la ferrovia che sia funzionale, un porto chiaramente collegato con qualsiasi località straniera di dove è possibile, cioè un interscambio, così chiaramente comincia a entrare un po' di economia, la gente viene e spende, noi andiamo e spendiamo, non vogliamo essere condizionati da Gioia Tauro, noi vogliamo essere indipendenti. Così chiaramente avremo occupazione ed economia. Lo stesso vale per l'aeroporto. Finalmente oggi possiamo dire che i signori qui, per far riaprire il nostro aeroporto, hanno smantellato la Sagas, che chiaramente, come diceva il nostro direttore Pino Martino, e non andava bene, perché noi potevamo aspettare il 5 dicembre per vedere più o meno che cosa sarebbe successo. Comunque non fa niente, noi vogliamo essere fiduciosi, speriamo che il nostro aeroporto riapra il più presto possibile,
non siamo qui per giocare, siamo qui per continuare a lavorare, siamo qui per osservare. Noi vogliamo che i voli siano duraturi, vogliamo che la Sakel che oggi ha 8 milioni di arretrati, non lo so come in seguito farà per questi buchi, come attuerà la situazione economica. E l'importante è che a noi ci lascia tranquilli, perché noi il nostro territorio ha bisogno di volare. E se noi adesso facciamo questa manifestazione, lo facciamo esclusivamente perché chiaramente sì, siamo felici da una parte, però non crediamo a quello che hanno detto sia la stampa e sia alcuni personaggi, in quanto noi vogliamo vedere sulle nostre teste gli aerei che ci volano, vogliamo vedere il nostro aeroporto con gli aerei e i nostri passeggeri, perché ne abbiamo bisogno tutti abbiamo dei problemi di salute e abbiamo i figli fuori. E noi dobbiamo cercare di avere tutto quello che ogni territorio ha, non solo il nord Italia, ma anche noi qui in Calabria, perché oggi possiamo dire che siamo abbandonati da tutti, con la speranza che un domani i nostri amministratori si responsabilizzano per avere un futuro migliore per Crotone e tutto il territorio. Grazie. Possiamo fare delle domande? Sì, un piccolo passaggio l'avevo dimenticato. Sentire Achille mi emoziona sempre, perché lui lo conosco da poco, ma mi emoziona. Senta, e un piccolo passaggio dimenticato: ieri alle 10.02 ho ricevuto la telefonata dalla Sakel, mai successo finora. Vengo contattato per chiedere spiegazioni delle continue mail di segnalazioni sull'abbandono dell'aeroporto, perché il comitato sta segnalando che l'aeroporto è ancora abbandonato. La Sakel stessa è infastidita, almeno dai toni della conversazione, dopo 40 minuti, è infastidita dalla manifestazione. Non capisci perché noi andiamo a fare manifestazione. E dopo 40 minuti ho fatto una semplice... contattata della Sakel? La signora Ferraggi, Tiziana Ferraggina. L'ha detto stampa. Responsabile APT che si riguarda il rilancio dell'aeroporto. Dopo 40 minuti ho fatto alla dottoressa soltanto una piccola domanda. Semplice domanda: mi dia una sola certezza da comunicare al comitato per annullare la manifestazione. Ieri alle 10.42, che ho finito la conversazione, la dottoressa non mi aveva dato alcuna risposta, per cui certezze ieri la Sakel alle 10.42 non ne aveva. Questo è quello che mi sento oggi di dire, per cui noi siamo isolati dal mondo, le promesse. Ora noi siamo come San Tommaso, vogliamo credere, vedere e dopo credere, non ci devono dire più nulla. Adesso vedo. Allora, io volevo chiedervi una cosa. Sulla Gazzetta del Sud di oggi, perché l'ho scritto io, ho fatto un'intervista telefonica al presidente De Felice, lui dichiara di aver firmato un contratto con il vettore, e quindi lo dice una testata regionale, penso sia vero, non inventa una cosa del genere. Tra l'altro il sindaco di Crotone ieri nel suo comunicato stampa sottoscrive il fatto che il presidente della regione... Ah, vabbè, la dottoressa Ferragini, io le dico che ho parlato con... Non perché lo voglio difendere, perché voglio una risposta a quello che dice lei. Il sindaco di Crotone nel suo comunicato stampa scrive che il presidente della regione nel momento dello scioglimento di Sagas ha portato delle documentazioni per dare delle conferme sulla riapertura dei voli. E questa è la prima domanda, quindi se loro... sostengono questo, vuol dire che sono certi. La seconda cosa è che sono state già avviate, non so se voi ne avete notizia, le gare d'appalto per la pulizia straordinaria e ordinaria dell'aeroporto. Stamattina iniziavano questi lavori. Non voglio sapere se qualcuno di voi è andato, se avete visto questa cosa. Non ho potuto farlo, ve l'ho documentato fra poco sulla pagina. E quindi in che modo con queste dichiarazioni allora, che sembrano... Allora, la prima domanda, quella del Presidente Felice, ieri, ripeto, io ho interloquito con la dottoressa, mi ha detto che ha ricevuto un'email sabato sera in merito a un contratto firmato. Quando ho chiesto chi era il vettore, tutto non mi ha detto nulla. Non lo possono dire perché... Ma ci mancherebbe, io ho chiesto certezze come comitato per rinviare. Se non mi vengono fornite certezze, ho chiesto immediatamente, dopo che con la nota stampa di ieri del comune di Crotone, isola e regione, ho chiesto immediatamente incontro con il sindaco pugliese e il sindaco Bruno, che comunque ci stanno mettendo la faccia, affinché ci facciano capire quali sono le garanzie, perché ad oggi
ancora non ci sono. Io come comitato purtroppo non li ho visti questi documenti. Noi stiamo lottando da un anno affinché l'aeroporto riapra. Il nostro scopo è quello che riapra e noi saremo i primi a esultare quando riapre. Però tutte queste coincidenze, che una settimana prima del aumento di capitale, in cui il comune di Crotone investirà 2 milioni di euro quasi, mi sembra una assurdità. Cioè, cavolo, hanno aspettato, ci hanno messo in ginocchio per 11 mesi per sciogliere la Sagas e investire 2 milioni di euro. Ma la potevano fare già ad aprile, un anno fa. L'hanno fatto proprio la settimana prima. Cioè, mi sembra davvero una cosa che per me un po' puzza, e per fortuna non puzza soltanto a noi, puzza anche ai sindacati. Okay. Io invece volevo capire una però cosa, non quindi quella sulla manutenzione. Io ho fatto becca alla Sacra il sabato mattina, stamattina non ho fatto verifica, però la dottoressa Farage mi ha detto che non avevano le chiavi per aprire l'aeroporto, dichiarazione di ieri mattina. Purtroppo io non posso andare in aeroporto ogni 3 secondi, ci vado quasi tutti i giorni e documento tutto sulla pagina Facebook del comitato. Fatto sta che ieri mattina la dottoressa mi ha detto che non possono andare alcuni perché non hanno le chiavi e non sono ancora autorizzati, cosa che mi ha detto la dottoressa La Croiola quasi 15 giorni fa, quando mi ha detto che si parla di occupazione abusiva, per quell'occupazione che fa Sacal sarà un'occupazione anticipata, una gestione anticipata dell'aeroporto, perché senza il decreto del Ministero dei Trasporti e del MEF sarà un'occupazione abusiva. Questo non lo dice Giuseppe Martino, l'hanno detto il direttore Giuseppino La Criola 10 giorni fa, e l'ha detto la dottoressa. Potete chiedere a loro se corrispondo o meno. Io invece volevo sapere, a prescindere dal fatto che puzza questa operazione, che non vi ha convinto eccetera eccetera, non ho capito qual è la vostra posizione. Cioè, voi dite che a questo punto bisognava continuare con il ricorso e con l'opzione Sagas, oppure vi lamentate semplicemente del fatto che sia passato tutto questo tempo e che si sia proprio intrapreso questo ricorso? Allora, cioè, non ho capito, non ho capito da che parte state. Allora, il ricorso Sagas, il discorso di questo qua, tutti hanno detto finora, hanno sostenuto questo, che non era un vincolante la riapertura. Voi avete detto. Vorrei capire. Per me devono aspettare il giorno 5. Oh, e come mai? Perché? Perché se per 10 mesi hanno detto che non era vincolante il ricorso Sagas, non capisco perché una settimana prima il ricorso diventa magicamente vincolante alla riapertura. Cioè, ritirano Sagas, cade Sagas, cade il ricorso e loro subito riaprono. Allora era vincolante, hanno detto una cretinata finora. Il vice sindaco di Isola, vi ricordo che 3 settimane fa aveva appunto dichiarato, la dottoressa Carmela Maior aveva dichiarato che per Isola non era vincolante la riapertura al ricorso Sagas, ed effettivamente anche Enac la pensa così, ha giudicato a Sacal questo bando pur non tenendo conto del fatto che il bando stesso di Enac fosse nullo, per cui nessuno ha ritenuto vincolante questo ricorso. Adesso è diventato condizione vincolante per, e l'abbiamo scoperto ieri, perché appena è caduta Sagas riapre l'aeroporto, quindi era vincolante. Penso di essere stato chiaro, quindi al Presidente del Comitato, che per il Comitato poteva aspettare. Abbiamo chiesto ad agosto incontro in merito a questo argomento per sapere posizioni a Ugo Pugliese e a Gianluca Bruno, incontri mai avvenuti. Appunto perché volevamo capire la loro posizione, ma non ad agosto, non ad ottobre, ma ad agosto. Perché se questo bando, in questo ricorso, si doveva ritirare prima, si poteva ritirare pure prima. Cioè, a noi non interessa chi gestirà l'aeroporto, Sacal, Sagas o Pinco Pallino SPA. A noi interessa che l'aeroporto riapra. Tutto questo ritardo purtroppo ha messo in ginocchio il nostro territorio. Ma se avevano questa intenzione, perché non l'hanno ritirato prima di maggio? Io non lo so, lo ritirano adesso per che cosa? Cioè, alla scadenza del 5 dicembre. No, aspetta, il discorso. Dicevo una cosa, Chico. Sì, l'hanno ritirato, è troppo tardi. No, ma per capire io, per non scrivere sciocchezze. Ok, se potevano ritirarlo prima, ma perché non l'hanno ritirato prima? Ok, adesso l'hanno ritirato troppo tardi.
Ma beh, secondo voi, scusate un attimo, ma fammi capire il ragionamento, l'hanno ritirato, nel senso mi sono hanno caduto tutte le condizioni per cui andrà avanti. Ora, vabbè, ma questo lo sappiamo benissimo, ma non ci facciamo dei l'ho scritto sul giornale pure io oggi, quindi non è che non l'abbiamo capito. Scusa per il tecnicismo venuto a mancare. Hanno fatto tardi, ok, ma voi addirittura dite a questo punto, visto che hanno fatto tardi, aspettiamo il 5. Lei si è fatta una domanda perché le giornate. Allora, Ormai non ho capito. Ormai aspettare il 5 è inutile dirlo perché ormai sai che si però chiusa. L'avete detto, la supposizione è chiara, io voglio capire. Se vi state lamentando che si poteva giungere a questa decisione prima, è ovvio. Ok, allora ho capito il vostro ragionamento, siccome avete anche detto a questo punto aspettavamo il 5, e noi questo fatto è un po' in contraddizione, quindi hanno fatto tardi o si può tardare una fino cosa, al 5? Una cosa, o è vera o non è vera, sta dicendo Giuseppe. È questione di giustizia. Se è vero che c'erano delle condizioni che erano condizioni sine qua non, quale per esempio un ricorso in atto non poteva permettere di apertura dell'aeroporto, così si diceva, va bene, è anche vero, va bene, che a questo punto cioè, i tasselli devono conciliare, perché non sono stati fatti abbassare questa barriera prima con consapevolmente, okay, non 5 adesso, giorni prima che aspettavano il 5 oppure la nostra posizione è stata chiarita già ieri, per noi dovevano aspettare il 5, ieri mattina abbiamo fatto una nota stampa in cui per noi non c'è ora un motivo d'urgenza per il quale si doveva anticipare al 5, si poteva aspettare al 5 e per noi non ci sono ancora i requisiti per entrare in sala, non ci sono tutte quelle garanzie per le quali il comune di Crotone investe in sala, secondo noi. Perché questo? Perché ancora non conosciamo il piano industriale, non i voli, il quanto Sacra è disposto a investire sul nostro aeroporto. Cioè, chi il sindaco pugliese conosce quanto vuole investire? Quanto investirà? Investiremo 2 milioni di euro in Sacra, quasi, per comprare il 12%. Ma quanto Sacra è disposto a investire nell'aeroporto? Nessuno dice questo. Che mettono in volo? Crotone in Milano, Crotone no. Ok, sono contentissimo, cavolo, stiamo lottando da un anno. Stiamo chiedendo l'aeroporto aperto. Ma l'aeroporto, quando si tratterà di fare le manutenzioni straordinarie, quando si tratterà di fare certi lavori, Sacra, nel suo piano industriale, che cosa ha previsto? Perché fino a prova contraria i giornali qualche mese fa, non l'ho scritto io, dicevo che il piano industriale che avevano intravisto era lacrime e sangue. E allora come si fa a dire che siamo ottimisti? Io sono realista, l'aeroporto è già chiuso, si poteva aspettare il 5 dicembre, se non si poteva aspettare il 5 dicembre, sì, non si doveva proprio mettere in atto il ricorso, ma non che hanno tenuto in ostaggio i cittadini per un anno. Hanno tenuto in ostaggio i cittadini per un anno. Adesso ci dicono di voler investire 2 milioni di euro in Sacra senza conoscere il piano industriale. Ok, ha visto i documenti, un contratto ha visto il sindaco. Il piano industriale non ha mai dichiarato che l'ha visto. Il comitato cittadino, diciamo, equivalente nostro a Reggio Calabria ha fatto esattamente. Io ho chiesto in merito un attimo, io ho chiesto al presidente De Felice in diverse PEC prima di conoscere il piano industriale. Ora lo può pubblicamente dire qual è il piano industriale, visto che sa che si è caduto, di fare conferenza stampa il 31. Il 31 noi abbiamo invitato Oliverio e il presidente De Felice, che vengono là, illustrano la cittadinanza che cosa vogliono fare del nostro aeroporto, non il volo, quanto vogliono investire davvero. Perché se non ci credo una cosa, io in questo, nel comitato ci credo e ci investo tempo, soldi e cuore. Se loro credono all'aeroporto, ci devono dire con i dati di fatto. Le parole, il volo, non serve molto, secondo noi. Posso dire? Allora, secondo me avete un po' anche voi le idee confuse su come funzionano le cose. Dicano. Perché il ricorso di fatto ha bloccato l'attività dell'aeroporto, perché quello è stato l'inizio del blocco di questo aeroporto.
Il ricorso è stato fatto a gennaio, a marzo la SACAL l'ENAC ha dato in gestione provvisoria. Provvisoria. Significa che se il 5 di dicembre il Consiglio di Stato si fosse pronunciato favorevolmente al ricorso della SACAL, quella professoressa